Salerno non è immune dal vortice dell'alcol e della ludopatia ed occorre unire le forze per mettere a punto iniziative e progetti che consentano di arginare il fenomeno e di aiutare le vittime. È la fotografia che emerge dall'incontro con il quale oggi nel Salone del Gonfalone del Comune di Salerno il gruppo Logos, da sempre attivo in questi due ambiti, ha celebrato i suoi 30 anni di attività contro il gioco d'azzardo, le ludopatie e l'alcol, consegnando anche un corposo e dettagliato report che in numeri chiarisce i termini della questione sul territorio provinciale di Salerno. In questi 30 anni il gruppo Logos ha accolto ed aiutato circa 4.000 famiglie. Il 32,38% è residente nel comune capoluogo ed è prevalentemente composto per l'85,3% da uomini. Il 47,1% del campione è occupato. Le richieste d'aiuto accolte dagli operatori del gruppo Logos hanno riguardato per il 64,48% problemi di alcol, per il 26% problemi relativi alla ludopatia e gioco d'azzardo, mentre la percentuale restante per altri tipi di dipendenze, compresi la droga. Tra questi però colpisce, anche se solo con un 5%, la presenza di disturbi da addiction da web, un fenomeno sul quale anche il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha posto l'accento intervenendo alla riflessione. Ho detto che a volte nel fine settimana arrivano i pronto soccorsi a ragazzini di 13 anni in coma etilico. Abbiamo problemi che riguardano l'uso di stupefacenti, in particolare marijuana. Abbiamo questa crescita enorme della dipendenza dal web. La rete in qualche caso ha finito di essere uno strumento di crescita della conoscenza delle relazioni umane. È diventato uno strumento di violenza, di aggressione, di alienazione, dalle sfide che si fanno sul web, a chi corre più pericolo, a chi si allontana più tardi dal treno che passa. Ci sono stati giovani morti per questo, a forme di bullismo, ragazze che si sono suicidate perché messe in croce sulla rete per una immagine, per un video. Allora, noi dobbiamo intanto riaffermare valori di solidarietà profondi, perché solo sulla base di questi valori puoi, come dire, rapportarti a quelle parti della società che vivono condizioni di sofferenza. E poi dobbiamo fare un lavoro, riprendere un lavoro educativo. Educazione significa trasmissione di valori, ma anche riaffermazione di un principio di autorità che è completamente perduto nel nostro paese. Sono grandi temi che riguardano davvero il futuro di un'intera generazione. L'intervista al governatore della Regione Campania si è poi conclusa con l'incursione della inviata delle Iene Roberta Rei, che ha chiesto spiegazioni e riflessioni al governatore sul caso delle fonderie Pisano. Cosa ha fatto in tutti questi anni, visto che è stato anche sindaco di Salerno per tanti anni, per i cittadini che respirano i fumi delle fonderie Pisano? Quello che fanno tutti i sindaci. Cioè? Si sono rivolti alle autorità competenti a fare i controlli sulle condizioni ambientali. Ma lei ci è mai andato lì? Ha mai... Guardi, queste sono le polveri che quei cittadini raccolgono. Andato, gliele posso lasciare? Ci sono andato. No, se le tenga lei in tasca. Mi ha fatto una domanda, ho risposto. Poi se vuole fare propaganda, se la vado a fare da un'altra parte. Che tipo di controlli? Visto che l'ARPAC... Le ho già risposto. Che l'ARPAC nel 2011... Ma smetta di aggredire. L'ARPAC nel 2011...